È un punto di speranza, è un punto che fa rabbia, è un punto di partenza. Ognuno può dare la risposta che vuole a questo quesito su questo pareggio tra Sassuolo e Salernitana al Mapei Stadium, un 2-2 che lascia l'amaro in bocca perché i Granata erano andati avanti sul 2-0. Però poi, vedendo il riscontro della ripresa, durante la quale Ochoa si è reso protagonista di un paio di strepitose parate, con i Granata che non hanno mai avuto delle occasioni nitide per fare gol, se si accetta la timida protesta per fallo di mani in aria, che comunque non è, immagino, non chiariscono se ci sia o meno, perché la palla sfiora Pinamonti, però insomma, sembra non toccare il braccio, però insomma non ci sono neanche tanti replay efficaci. Al VAR avranno avuto modo di vederlo. Speriamo, insomma, che dalle immagini che avevano a disposizione questo episodio, diciamo, sia stato letto nella maniera giusta, anche per evitare, diciamo, ulteriori beffe in una stagione che fino ad adesso ha regalato poche soddisfazioni. Cosa dire, la Salernitana, coraggiosa della prima mezz'ora con Inzaghi, che ha deciso di dare spazio, fiducia a Chaounai, ai Chenesi, e tirar fuori qualcuno che nelle ultime partite non aveva lasciato, non ha fatto intravedere buoni segnali, era in netto regresso, sembrava un po' in affanno. Aveva fatto sperare che si potesse finalmente rompere il ghiaccio e trovare questa prima vittoria stagionale, che avrebbe voluto dire tanto per il morale e ovviamente per la classifica. E invece poi si è preso un gol in maniera ingenua, con Danilic che si è fatto sovrastare da De Frel, Torsvet ha anticipato maggiore. E forse lì solo l'unica picca, ecco, di Ochoa, magari in questa situazione poteva tentare un'uscita o comunque avventarsi su quel pallone, fare qualcosa di diverso. L'unica pecca di una partita praticamente perfetta, e purtroppo lì ha rimesso in gioco il Sassuolo, che ha ritrovato le giuste distanze, ha ritrovato la verve che sembrava aver perso dopo il gol di Dia, e ha preso coraggio. E nella ripresa poi c'è stata quella fiammata con l'occasione di Chaounà nel finale, dopo un'altra bella giocata con i Chienesi. Diciamo che lui in avanti, almeno dei nuovi acquisti, i Chienesi e Chaounà, stanno dimostrando tutto sommato di poter fare una degna figura. Sono al momento, direi, gli unici che hanno risposto presente. Un po' Legoschi, però un po' a fase alternata, ecco. E per il resto poi ha ritrovato, è diventato papà in settimana, ha ritrovato il gol. Anche questo può essere un segnale positivo. Poi nella ripresa, monologo del Sassuolo, che ha trovato subito il pareggio, perché con Mazzocchi, che era stato riposizionato sulla destra con l'uscita di Daniliuc, che si è lasciato sorprendere, palla al centro, velo di Pinamonti, è tutto facile per Torsvet, che è davvero la bestia nera dei Granata, visto che dei 5 gol segnati in Serie A, 3 li ha realizzati contro la Salernitana, che è tutto dire. Poi la Salernitana non ha avuto praticamente grandi chance in avanti, se si accetta una situazione di Simi che non è riuscita a impattare la palla, un buon pallone messo al centro, se non ricordo male, da Candreva. E poi c'è stata nel finale un'altra occasione con Candreva, che ha liberato Martegani, che avrebbe potuto fare mille cose. Era da solo in aria, poteva tentare uno contro uno, un tiro a giro, magari metterla al centro per Simi, però niente, ha tentato un tiro cross che è stato sventato dalla difesa nero-verde. L'impatto di Martegani non è che sia stato esaltante, anzi ha rischiato un errore simil Cagliari, che per fortuna, diciamo, in questa occasione è riuscito quantomeno ad evitare riuscendo, diciamo, a prendersi un fallo con un po' di mestiere,
cosa che non era avvenuta nella partita con i sardi, però voglio dire, anche in questa occasione mi è sembrato un po' molle un giocatore che ha fatto vedere nelle prime partite di avere dei numeri, però fatica tanto ad entrare in sintonia con questo calcio che con il calcio europeo che ha bisogno di altre tempistiche, ecco. Non si può ragionare tanto sul pallone, non si possono cercare tanti arzigogoli. Martegani forse quando capirà questo potrà essere un valore aggiunto per la Salernitana, al momento non lo è, onestamente. Dicevo, un punto, come leggere questo punto? Quantomeno non si è perso, ecco, cioè è una buona notizia. Dal punto di vista della classifica non è che serve molto, vediamo anche poi, vedremo pure i risultati che matureranno al termine del weekend, magari ecco, potrebbe, se diciamo alcune situazioni fossero favorevoli, magari la Salernitana potrebbe guadagnare un punto sulle dirette concorrenti, però è ovvio, qua ti sei sempre lì a sperare che gli altri facciano un passo falso negativo. Quello che preoccupa è un po' la tenuta atletica e non si capisce come mai questa squadra faccia così fatica dal punto di vista fisico, il che insomma lascia comunque, fa un po' pensare sul lavoro fatto in estate, al di là dei valori tecnici dei protagonisti, perché la gamba è la gamba, cioè uno se, cioè, la tenuta atletica o ce l'ha o non ce l'ha, poi è chiaro ci vuole anche la tecnica per giocare a calcio, però qui c'è l'impressione che alcuni non hanno anche la gamba per andare fino in fondo e che spesso vadano in affanno dopo il primo tempo, dopo 50 minuti, 60 minuti, qualcuno forse anche prima. E questa è un po' una cosa che preoccupa, non è che poi c'è la sosta e ti aiuta perché molti vanno a giocare con le nazionali, quindi non è che Inzaghi potrà fare chissà quali miracoli. C'è stato il rientro di Simi, molto voglioso, molto determinato, ha lottato, però ha avuto anche una buona chance che non è riuscito a sfruttare a dovere, praticamente lisciando il pallone. Poi palle buone per sfruttare quelle che sono le sue qualità in aria col gioco aereo non ne ha avuto perché Bradaric ha fatto un cross che è andato praticamente in fallo laterale. E poi altre situazioni del genere non ce ne sono state, quindi però si è vista la volontà, ecco, al di là dell'errore marchiano, si è vista una grande volontà molto più motivato in palla di quanto l'avevo visto in quello scorcio di stagione che ha fatto con la Salernitana del Trust. Magari potrà essere utile sicuramente dal punto di vista fisico. Visto fare un lavoro simile di Juric, magari ecco, da questo punto di vista può essere una buona spalla per Dia, anche se i chinesi, devo dire la verità, ha fatto un bel primo tempo e ha lavorato anche dopo, non solo per il gol, ma anche perché ha lavorato un bel pallone per Chaouna, si è mosso bene, ha lottato, quindi sarà un bel duello per il ruolo di centravanti. Almeno credo che sotto questo profilo, aspettando anche comunque il ritorno di Cabral, che è un giocatore che è stato anche molto sfortunato perché ha preso quattro legni. E io credo che i problemi grossi siano a metà campo, dove Maggiore continua ad annaspare, a fare errori clamorosi, a cincischiare. In difesa, onestamente, c'è bisogno di qualcosa sia sulla fascia come alternativa a Bradaric che al centro della difesa, perché Fazio non ha fatto male, però l'età che ha e quindi non è che potrà sempre reggere la barca. Pirola è ripresa e questa è una buona notizia. Mazzocchi ha fatto un buon primo tempo, poi stranamente è tornato sulla sua fascia ed è un po' calato e se ne ha preso anche gol. E questo diciamo, quello che preoccupa non è l'attacco, anche se la Salernitana non ha segnato, non ha avuto un grande scorso da tutto questo punto di vista, però è il reparto che dovrebbe dare l'opportunità ai giocatori, agli attaccanti di essere pericolosi, cioè il centrocampo dove veramente si fa tanta fatica, si sbagliano palloni anche banali, Koulibaly voleva strafare, non è il solito, non è il, non è lo stesso da qualche partita a questa parte, ha giocato un po' meglio, ha dato qualche timido segnale di ripresa col Napoli, però
Poi anche nel match con Sassuolo abbiamo visto che sì, andare su ogni pallone, però a volte sprecarli in maniera banale, poi in fase di appoggio, tentare dei tiri velleitari. E quindi magari non so, non è un momento brillante neanche per lui e gli altri non è che Boinen per mezz'ora un po' meglio del solito, ecco, cioè, non va a tre sicuramente rende di più, però poi Maggiore è il solito, siamo sul solito refrain, un giocatore che non riesce a ritrovarsi, onestamente a volte sembra quasi un corpo estraneo. Legoschi è un massino, uno che si butta su ogni palo, però sbaglia anche tanto. C'ha delle qualità, vediamo un po' se migliora anche un po' in fase di costruzione. Al momento la situazione, diciamo, non è esaltante. 5 punti ovviamente non possono far sorridere nessuno e non fanno sperare e ovviamente fanno preoccupare tanto. Però c'è stato un timido segnale, e questo era importante. Cosa servirà a questo punto? Lo dirà solo il tempo. Dirà se questo punto è un pungolo, è un segnale che la squadra si sta ritrovando. Lo vedremo presto, anche se gli avversari sono tosti, Lazio e Fiorentina all'orizzonte, però io credo che in un campionato dove ci sono state tante sorprese, non bisogna guardare all'avversario e dire questo è impossibile, questo è possibile, bisogna provarci con tutti, al di là se la squadra non sembra magari proprio all'altezza della situazione, però non so, magari venendo un po' più di fiducia, avendo un po' più di gamba, sfruttando qualche giornata negativa degli altri, si può arrivare a ricostruire una classifica dignitosa e finire, diciamo, decentemente il girone di andata in maniera da restare aggrappati al carrozzone, al treno della lotta per la salvezza, per poi con i rinforzi giusti affrontare un girone di ritorno, di grande livello che ti permetta poi di centrare un obiettivo che al momento sembra molto molto complicato. Cerchiamo di vedere come sempre il bicchiere mezzo pieno, tanto quello mezzo vuoto ne abbiamo già discusso molte volte. Non so adesso se questo pareggio porterà a delle valutazioni particolari sul direttore sportivo. Io penso che se uno ha fiducia o meno in un suo dirigente impiegato, se vogliamo parlare così, del rapporto aziendale, di una persona. Non è che dipende dal risultato di una partita, tanto più non è che parliamo dell'allenatore, ma del direttore sportivo. Dopo un tot numero di partite, uno si rende benissimo conto se quanto fatto in sede di campagna trasferimenti è stato positivo o meno. Quindi non è che c'è bisogno di fare ogni volta l'ultima spiaggia, non l'ultima spiaggia. Uno deve tracciare una linea, che ne so, arriva a 10 partite, fa una valutazione. E anche in base all'operato di 2 anni e decide se quella persona merita fiducia o meno. Io credo che al di là di ciò, della valutazione su De Sanctis, se l'avevamo detto anche in altre occasioni, alla Salernitana serve un dirigente di spessore che faccia da trade union tra la squadra e il presidente, una persona che entri come una lama dentro lo spogliatoio, che riesca a mettere a posto delle situazioni un po' delicate e che cerchi di capire se c'è qualcosa che non va, se c'è qualcuno che non rema nella giusta direzione e scuotere chi in questo momento si è lasciato un po' andare. Al di là poi di chi farà il mercato, sicuramente serve questa figura. Se poi questa figura è in grado di fare sia il mercato, sia ha la personalità per farsi sentire negli spogliatoi, ben venga, se no si può. Se ritiene giusto proseguire con De Sanctis, si può anche continuare con De Sanctis, ma comunque questa figura ci vuole, un direttore generale è fondamentale, volendo cambiare qualcosa, nella speranza che qualcosa si sblocchi nei risultati. Questo punto lo interpreto come
diciamo, anche il fatto che nella ripresa si poteva affondare definitivamente, non si è affondati. Voglio vedere, voglio sperare che sia stato un segnale positivo, che il vento in qualche modo stia cambiando, che Ochoa è tornato quello che ha salvato un po' tutto, capre e cavoli in altre occasioni. Poi alla fine Inzaghi ha sottolineato, lanciando quasi una stoccata ai nostalgici di Sosa, che la Salernitana l'ultima partita l'ha vinta praticamente con Nicola, non ha detto questo, ha detto che la Salernitana non vince da gennaio in trasferta, e a gennaio in panchina c'era Nicola in quell'occasione. Con Sosa non ha mai vinto in trasferta. La Salernitana in verità ha vinto pochissimo con Sosa, però è stata artefice di partite memorabili con avversari che sembravano di caratura superiore, ed è riuscita ad ottenere dei pareggi sperati. Vedi quello di Napoli, vedi contro il Milan, ma contro l'Inter stesso in casa, anche in maniera un po' fortunosa, ma ce l'ha fatta all'Olimpico con la Roma. Insomma, sotto questo aspetto, sicuramente la Salernitana di Sosa della seconda parte della scorsa stagione è stata in grado di giocare alla pari con tutti. Poi mancava qualcosa per portare a casa l'intera posta in palio, di questo diciamo se ne dovevano rendere bisognava rendersene conto a fine stagione, cerchiando in rosso quello che non era andato, perché se quella squadra ha vinto così poco, quattro partite, pur giocando bene, vuol dire che c'era da rinforzare l'organico. Non è il fatto che non bastavano i famosi 9-11esimi, perché quei 9-11esimi avevano vinto poco, avevano portato a casa belle partite, ma mancava qualche cosa, gli elementi che ti permettessero di fare quel salto di qualità e di arrivare al traguardo, conquistando l'intera posta in palio, quindi al 95esimo, al 100esimo, quando durano ormai le partite. E invece mancava sempre qualcosa, ed è un pe e da ciò, ecco, quello era un piccolo campanello d'allarme che bisognava in qualche modo interpretare e sul quale bisognava lavorare a tempo debito. E questo non lo si è capito, si è puntato sui 9-11esimi. Poi su una serie di scommesse che hanno bisogno di tempo, adesso qualcuno sta piano piano venendo a galla, però la situazione è quella che è. Vediamo, insomma, se questo può essere veramente un punto di ripartenza o è soltanto una situazione casuale che non darà seguito a nulla di particolare. Speriamo di no, speriamo che insomma ci sia la possibilità di dare continuità di risultati e soprattutto di ritrovare questa vittoria con la ripresa del campionato, che vedrà i Granata affrontare la Lazio di Sarri e ovviamente il grande ex Lotito, che non sarà credo a Salerno onestamente in quell'occasione. Questo è quanto, ci risentiamo per eventuali aggiornamenti sulla Salernitana e soprattutto per l'analisi del match con la Lazio di sabato 25 novembre. Questo è quanto, alla prossima, seguiteci su www.notiziaudaci.it e sui nostri canali social.